Eccoci, siete pronti per l'appuntamento del mercoledì, l'approfondimento esoterico. Siamo veramente quattro gatti, ma pochi e buoni, si spera. Eh? Ok, si arriva quest'oggi a toccare la geometria sacra, quindi un appuntamento molto speciale che spero apprezzerete. E a questo punto... Se parte. In diretta da Palm Springs, California, va ora in onda la trasmissione più temuta e censurata di sempre con l'approfondimento esoterico del mercoledì. Le rivelazioni arcane, eppure il gatto, perché no? C'è un caldo bestiale. Ok. Ci siete? Siete pronti? Condividete intanto il video, condividete questo video perché imparerete molto da questo video. Eccoci qua. Si parlerà anche di temi che abbiamo trattato nel volume 8, per chi lo ha acquistato, un libro... a 5 stelle questo qui, con oltre 100 recensioni. Leo Segami vi dà il benvenuto in modalità professor il mercoledì. La geometria sacra, siamo circondati dalla geometria sacra. La geometria sacra è dappertutto, è parte del creato, è praticamente il modo in cui Dio ha creato tutto, è la matematica e quindi anche la geometria. Eh sì! Ok, allora vedo che vi state sintonizzando, siete ancora un po' pochini, nel frattempo ringrazierò gli sponsor di oggi, andiamo a ringraziare gli sponsor di oggi, Pina, Max Biaggi, Jessica Calderara e se ho dimenticato qualcuno mi raccomando segnalatelo alla nostra mail ordiluminatorumuniversalis@gmail.com. Ok, allora intanto mettete un like tutti quanti. Like! La geometria sacra è fondamentale anche per capire ovviamente il ruolo anche della massoneria, sia quella operativa e poi quella successivamente speculativa. L'esule New Special con queste rivelazioni arcane, questa nuova serie raggiunge la sua ventitresima puntata, Il 23 è anche un numero molto importante, perché se sommi il 2 e il 3 poi esce il 5, il pentagramma. Il pentagramma non ha solo risvolti negativi, se andiamo ad ascoltare quanto ci dicono i pitagorici, che però poi sono diventati un po' deviati successivamente, però ci hanno regalato, ovviamente, Pitagora ci ha regalato le basi anche della musica, perché, come ho spiegato nel volume 8, la musica è geometria solidificata, così dicevo, solidificata. Ok, allora iniziamo subito parlando ovviamente di geometria sacra. Qualcuno accennava ovviamente ai moto di cui abbiamo parlato nel volume 8, poi qualcun altro ha parlato anche di Fibonacci. Lì ovviamente in relazione alla sezione aurea tutto viene costruito in base anche a un discorso che per essere ancora più sacrale deve riflettere la natura e
sappiamo benissimo che la sezione aurea è ovviamente presente anche in natura. Quindi cos'è questa geometria sacra? Intanto partiamo subito con un paio di citazioni, così possiamo un attimino fare il punto della situazione su cosa sia realmente la geometria sacra, l'importanza del famoso teorema di Pitagora, il 47° problema di Euclide, perché tutti lo conoscono come teorema di Pitagora, a scuola ci dicono sempre questo teorema di Pitagora, ma mi hanno fatto due palle così. Vi dico, vi faccio una confessione, l'unica volta che mio padre mi prese a cinghiate letteralmente con se tolse praticamente la cintura e pum, fu perché io non avevo capito ancora questo cazzo di teorema di Pitagora. E allora, vabbè, raga, purtroppo i ragazzi di oggi non possono capire perché sono tutti dei fancazzisti, sono tutti quanti cresciuti da padri bimbo minchia, quindi non capiscono la disciplina. Ma il teorema di Pitagora è fondamentale e indica l'importanza in massoneria di mantenere la propria vita in ordine, così come nella costruzione di un edificio. È il metodo che i massoni, ma anche quegli operativi, utilizzavano per porre le fondamenta della costruzione e poi in maniera allegorica della propria esistenza. Quindi è fondamentale anche parlare del teorema di Pitagora, poi legato poi alla sezione aurea, ai numeri di Fibonacci, c'è ovviamente il pi greco, anche lì molto importante. E allora ho deciso oggi di partire con un'introduzione a tutto questo, inusuale, ma che farà molto piacere a tutti, perché almeno, diciamo, riesce ad alleggerire un po' questo tema un po' austero per alcuni, perché se da una parte abbiamo i vari New Agers che sono così fissati per la geometria sacra, sono così ossessionati a volte, no? Perché la geometria sacra non è solamente costruire qualcosa che si trova all'esterno, ma anche poter riposizionare i propri pensieri, poter formarsi, riformarsi in qualche modo, mettere un po' di ordine nella propria testa. In Asia abbiamo i mandala, gli yantra, abbiamo metodi per cui si utilizza questa modalità. Ma a questo punto voglio introdurvi al tema della geometria sacra e poi successivamente anche a quello di portali energetici, perché dalle forme geometriche si può poi entrare in contatto con delle energie. Parliamoci chiaro, se noi andiamo a vedere, cioè per coloro che hanno seguito anche questa nuova serie delle rivelazioni arcane, se noi andiamo a vedere quelle che erano magari anche le clavicole di Salomone, via dicendo, no? All'interno dei vari grimori, queste sono tutte, questa è geometria, ragazzi, questa è tutta geometria. Quindi la geometria sacra, legata anche ovviamente all'invocazione angelica, purtroppo anche a quella demonica, e poi, ripeto, si può anche esteriorizzare il tutto. Facciamo un esempio, esteriorizzare il tutto, il discorso dei famosi labirinti che si trovano, ecco, prima di tutto abbiamo la fantastica cattedrale di Chartres, che ovviamente è un capolavoro del gotico, e oggi c'è stato poi il funerale, no, di Berlusconi in quella cattedrale tardo gotica con qualche accenno rinascimentale. Abbiamo visto anche lì, no, come questa cattedrale in un certo senso proietta energia, quindi parleremo anche di questo, di come queste cattedrali gotiche furono costruite anche per cercare di centrare, di proiettare una certa energia anche all'esterno. E poi c'è il labirinto, il discorso del labirinto, che non è solo a Chartres, ce ne sono anche in Italia. A cosa serve questo labirinto che si trova sul pavimento della chiesa? Perché è un concetto un po' particolare. In Italia ne abbiamo uno su un piastro del portico della cattedrale di San Martino, a Lucca.
Abbiamo l'affresco Cristo del Laberinto nell'ex convento di San Francesco ad Alatri, abbiamo poi il pavimento mosaicato della fantastica basilica di San Vitale a Ravenna. Cosa significa anche lì? Cioè, questo schema del labirinto serve a ricentrare, a trovare un'illuminazione, a cercare quell'ordine che magari abbiamo perso. Allora, a questo punto voglio partire, ripeto, in maniera poco austera con un tema austero, perché credo che questo cartone animato che risale ai primi anni 50, vuol dire cartone animato, sì, cartone animato, è Paperino. Dici, ma Zagami è impazzito. No, Zagami non è impazzito. Molti di voi impareranno tante cose da questo cartone animato che sto per mostrarvi. Perché, ripeto, la vita e la geometria sacra vanno capite, però vanno capite a volte anche con degli esempi piuttosto semplici, e il cartone animato in qualche modo ci insegna, senza stare lì a fare la lezione magistrale che ci fa due palle così. Intanto iniziamo con questo Paperino, ci insegna la geometria sacra e il pentagramma in un cartone animato degli anni 50. Buona visione. Pi greco uguale a 3,14159265359 eccetera eccetera. Ciao Paperino. Ma sono io. Dove mi trovo? Dove ti trovi? Nel paese della matematica. Paese della matematica? Non lo conosco. Beh, è un paese di grandi avventure. Beh, tu che sei? Chi sono? Lo spirito d'avventura, appunto. Ma piace! Che si fa? Ti porterò a fare un viaggio tra le meraviglie della matematica. Matematica? È un uomo da sgobboni? No, la matematica non è solo roba da sgobboni, come dici tu. A te piace la musica? Sì. Beh, senza gli sgobboni la musica non esisterebbe. Vieni, trasferiamoci nell'antica Grecia ai tempi di Pitagora, il capostipite di tutti gli sgobboni. Pitagora? Sì, il padre della matematica e della musica. Oh, troverai la matematica nei luoghi più impensati. Attento. Per prima cosa ci vuole una corda. Tendiamola per benino, pizzicala. Ora dividiamola a metà, pizzicala di nuovo. Sentito? Lo stesso tono, ma un'ottava più alta. Dividiamo il resto. E poi ancora. Pitagora scoprì che l'ottava era in rapporto di 2 a 1 con la lunghezza della corda.
Un semplice calcolo frazionario lo portò a questo risultato. E da questa armonia di numeri è derivata la nostra scala musicale. Pitagora comunicava regolarmente le sue scoperte ai colleghi di una confraternita di sgobboni, come li chiami tu, che si chiamavano appunto pitagorici. Si riunivano in segreto per discutere le loro scoperte matematiche. Solo gli iniziati erano ammessi e avevano per simbolo la stella a cinque punte. Vediamo qual è l'argomento della discussione di oggi. Zitto, Paperino, è una jam session. Come vedi, quegli sgobboni dei pitagorici, con le loro formule matematiche, hanno gettato le basi di tutta la musica moderna. Adesso che sei membro onorario della Società dei Pitagorici, posso svelarti i segreti della stella a cinque punte. Ecco, guarda. I due segmenti più brevi, sommati, danno il terzo, il quale a sua volta contiene le magiche proporzioni della famosa sezione aurea. La somma del secondo e del terzo segmento dà come risultato la lunghezza del quarto e di nuovo ci riporta alla sezione aurea. Ma questo non è che il principio. Nella stella a cinque punte è contenuto il segreto della costruzione del rettangolo aureo, che i greci apprezzavano sia per le sue magnifiche proporzioni che per le sue qualità magiche. La stella contiene una serie pressoché infinita di rettangoli aurei. Figura geometrica affascinante. Può riprodursi matematicamente un infinito numero di volte.
Tutti questi rettangoli hanno le medesime proporzioni. Questa figura contiene anche una spirale che ripete all'infinito le proporzioni della sezione aurea. Per gli antichi greci, il rettangolo aureo era il principio matematico della bellezza. Lo ritroviamo infatti nell'architettura classica. Il Partenone, il più celebre monumento dell'architettura ellenica, contiene molti rettangoli aurei. E le stesse proporzioni auree si ritrovano nella scultura greca. Nei secoli successivi, il rettangolo aureo continuò ad essere la quintessenza della perfezione architettonica in tutto il mondo occidentale. La cattedrale di Notre Dame ce ne dà un esempio. I pittori del Rinascimento conoscevano bene il magico segreto. E a tutt'oggi il rettangolo aureo ha un posto importante nella nostra cultura. I pittori moderni hanno a loro volta riscoperto la magia delle sue proporzioni. E la vita stessa, la natura, tiene conto di esse. Anche questa è molto magica. Mi piace, mi piace trovare molto magica come questa. Ah, 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 Paperino. Fammi provare. No. Proporzioni ideali. Tu sei un po' diverso. Ah, temo proprio che non ce la farai. Beh, non tutti siamo matematicamente perfetti. Bravo Paperino, ma non sei solo ad avere delle proporzioni, diciamo così, pentagonali. La natura si serve della stessa figura geometrica, ecco la petunia, il fiore di gelsomino, la stella marina, il fiore d'arancia. Le opere della natura che a buon diritto fanno parte della società pitagorica della stella a cinque punte si possono contare letteralmente a migliaia. La natura ha sempre una sua logica matematica, ma ricorda Paperino che in matematica esiste il concetto di infinito. Le magiche proporzioni della sezione aurea si ritrovano ancora in molte spirali naturali. La profusione di forme geometriche nella natura conferma le parole di Pitagora. Tutto è disposto secondo numeri e forme matematiche. Infatti abbiamo visto che la matematica è parte integrante della musica, dell'arte, di quasi tutte le manifestazioni della natura e come avevano intuito i greci, le regole sono sempre le stesse. Beh, Paperino, ti è piaciuta la giostra matematica? Caspita, la matematica non sono più di due pagine. Calma, Paperino, e vedrai che la matematica entra anche nei giochi.
Cominciamo con un gioco che si fa su una tavola a quadri bianchi e neri. La dama. Non la dama, gli scacchi. Scacchi? Sì, gli scacchi. Cioè una gara matematica fra due cervelli. È un gioco praticato da secoli da nobili e plebei. Inoltre, Lewis Carroll, egregio matematico e scrittore di favole, si servì di una scacchiera come ambiente per la sua celebre fiaba Attraverso lo specchio. In essa Alice si trova alle prese con i pezzi di un gioco di scacchi. Oh? Santo cielo, cos'è questo coso? Può fare il mondo, sembra una pedina per adulto. Ma che appena sono paperino! Dice di essere paperino. Ma ciò è inaudito. Forse è un'altra Alice. Adesso? No, no, è una pedina per adulto. Una pedina? Prendete quella pedina! Signor Spavito! Aiuto! Aiuto! Mangiane una. Adesso puoi osservare il gioco da un punto di vista meno pericoloso. Gli scacchi sono un gioco di calcoli strategici. E poiché la scacchiera è una forma geometrica, le mosse seguono delle regole matematiche. Scacco matto. E la partita è finita. Anche gli altri giochi hanno un fondamento geometrico. Il campo da baseball è un rombo. E senza la matematica non potremmo nemmeno tenere il conto dei punti. Il football si gioca su un rettangolo tagliato da una serie di linee parallele. La pallacanestro invece è basata su una combinazione di circoli. Perfino questo gioco infantile si serve di una serie di quadrangoli. No. C'è un gioco da grandi il cui campo è costituito da due quadrati regolari e che si serve di tre sfere e di una serie infinita di angoli. In altre parole, il biliardo. Tu conosci il gioco, vero Paperino? Vediamo se questo giocatore di carambola a tre sponde si serve della stecca un po' meglio di te. Tre sponde? Esatto, tre sponde. La prima palla deve colpire la seconda, poi toccare tre sponde ed infine colpire la terza palla. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Ci vuole un esperto per indovinare diversi colpi di seguito. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. No, Paperino, non è fortuna, è abilità. Per fare questo gioco si debbono conoscere tutti gli angoli. Sì.
Esistono delle tecniche ben precise. Colpendo la palla in basso, per esempio, essa acquista una rotazione all'indietro. Un colpo di fianco la fa invece scorrere lungo la sponda. Questi colpi complicati richiedono molto esercizio. Uno, due, tre. C'entra come la matematica. Il giocatore calcola mentalmente ogni colpo. Potrebbe giocare così, ma ci vorrebbe molta fortuna. Si può fare di meglio. A questo scopo, egli si serve degli indici segnati sulla sponda del biliardo. In primo luogo, calcola l'angolo naturale per colpire le altre due palle. Così vede che la sua palla deve rimbalzare all'altezza dell'indice numero 3. Poi si prepara a giocare e osserva il numero di posizione della stecca, che però va letto su un'altra serie di indici. No, Paperino, non è difficile. È solo questione di pratica. Attento, posizione della stecca, 4. Una semplice sottrazione, 4 meno 3, 1. Quindi se il giocatore manda la palla verso l'indice 1, dovrebbe farcela. È un metodo schematico che va integrato col cervello e la pratica. Angolo naturale, 2. Posizione della stecca, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. 3,5 meno 2 fa 1,5. Quindi la palla deve colpire la sponda a metà tra il primo e il secondo indice. No, no, Paperino, in matematica non si tira mai a indovinare. È semplicissimo. Angolo naturale, 2. Posizione della stecca, 3,5. Quanto fa 3,5 meno 2? 1,5. No, così ti rendi la vita difficile, Paperino. Bravissimo, Paperino. Ed ora tieniti pronto per il gioco più straordinario di tutti. Che bello! È un gioco che si svolge nella mente. Oh, ma in che condizioni è la tua mente? Idee antiquate, approssimazioni, preconcetti, superstizioni, confusione. Per pensare razionalmente bisogna fare una pulizia radicale. Ecco, adesso va un po' meglio. Tutto pulito. Questo gioco si fa con cerchi e triangoli. Pensa ad un cerchio perfetto. Un cerchio perfetto. Cerchio perfetto. Perfetto. Bene. Mettici dentro un triangolo e giralo. Ora fai girare il cerchio. E che cosa viene fuori? Esatto, una palla, cioè una sfera. La forma delle cose si scopre prima nella mente. Se tagliamo una fetta di sfera, otteniamo... Bravo, una lente, cioè una calotta sferica. Infatti, tutti gli strumenti ottici sono calcolati matematicamente. Come vedi, Paperino, la matematica non è solo una serie di sterili equazioni. Ma torniamo al nostro circolo col triangolo dentro. Fallo rotolare e cosa ottieni? Un'orologia.
Il cerchio è alla base delle più importanti invenzioni dell'uomo. La mente può creare le cose più stupefacenti. Se facciamo girare un triangolo, otteniamo un cono. Un cono! Sezioniamolo e vediamo che il cono è pieno di utilissime forme matematiche. Sezioniamolo ancora. Sezioniamolo diverse volte. Le orbite di tutti i corpi celesti sono sezioni coniche. In qualsiasi senso lo si tagli, il cono dà sempre luogo a forme matematiche. Una sezione così ci dà il riflettore di un faro. Una sezione come questa, lo specchio di un telescopio astronomico. Tracciamo una linea su un cono e otterremo un trapano. Oppure una molla. Molla uguale orologio. Tutte le conquiste scientifiche dell'uomo hanno avuto origine da concezioni astratte formulatesi nella mente. La mente umana, se usata razionalmente, non conosce limiti. Pensa alla stella pitagorica, Paperino. Ora metticene un'altra dentro. E poi una terza. E una quarta. Non c'è matita che possa disegnare finemente come l'immaginazione, né carta tanto grande da contenerla. Infatti è solo nella mente che si può concepire la nozione di infinito. Il pensiero matematico ha aperto tutte le porte del progresso scientifico. Ogni scoperta ne porta con sé molte altre. In una catena infinita. Non ti agitare, Paperino. Sono chiuse perché sono le porte del futuro e c'è solo una chiave per aprirle. La matematica. Bravo, la matematica. Dietro quelle porte sono chiusi gli infiniti tesori del sapere. Col tempo esse si apriranno. Sotto la spinta della curiosità e dello spirito indagatore delle future generazioni. Come diceva Galileo, la matematica è l'alfabeto nel quale Dio ha scritto l'universo. E questi sono cartoni animati che dovrebbero essere mostrati in Rai per un servizio pubblico serio, no? Quella massa di ladri, di mercenari, di infami che avete sulla televisione italiana e non aggiungo altro perché veramente. Comunque, oggi parliamo di cose serie, parliamo di geometria sacra e qui vi voglio riportare all'inizio della nuova serie delle rivelazioni arcane quando abbiamo parlato della famosa tavola di smeraldo, la tavola o smeraldina, cioè praticamente tutto quello che è vero e senza menzogna, certo è verissimo, che ciò che è in basso è come ciò che è in alto e ciò che è in alto è come ciò che è in basso per fare il miracolo della cosa unica. Quindi noi abbiamo cercato di riflettere qui su questa terra quello che proiettavano gli astri, il creato. E spero che oggi, grazie a questa trasmissione, capirete anche l'importanza dell'architettura, perché in massoneria si parla sempre di grande architetto dell'universo, addirittura nel Memphis e Mizraim, che è un pochino più multidimensionale, grande architetto degli universi. E ovviamente i massoni sanno bene di cosa sto parlando oggi, perché infatti vi voglio mostrare la copertina di una rivista che apprezzo molto, è la rivista massonica qui locale della Gran Loggia della California, che ogni tanto fa
diciamo che ogni tanto qualcosa di decente la pubblica. In questo caso si parla di geometria sacra, anche perché bisogna è importante capire la geometria sacra, soprattutto i massoni, no? I massoni che originano da quelli che praticamente hanno costruito le cattedrali, e quindi i massoni operativi, i carpentieri, tutti coloro che facevano parte anche di quelle gilde di muratori fin dall'antica Roma. E in questo, ecco, qui abbiamo proprio l'introduzione a questo tema in questa rivista massonica, in cui si parla proprio dell'importanza della geometria. E questo deputy grand master, gran maestro aggiunto della Gran Loggia della California, ci spiega che praticamente la geometria è la prima e la più nobile delle scienze, che, su cui è basata proprio tutta la struttura della massoneria. È importante quindi oggi capire il perché c'è un abbruttimento generale. Pensate un attimino alle vostre città. Le vostre città sono belle, sì, nel centro storico. Poi, man mano che crescono queste città, purtroppo non sono più costruite secondo certi canoni, anche perché l'architettura filtra delle energie, coloro che sono consci di queste energie quando vanno a utilizzare geometria sacra costruiscono delle cattedrali, delle moschee, dei templi di ogni religione possibile e immaginabile che riflettono queste energie e ci fanno capire anche l'armonia dell'universo. Mentre invece se andiamo nelle borgate, il quartiere Le Vele a Napoli o magari a Roma, ci sono a Corviale c'è una costruzione mostruosa la cui architettura fu basata sul progetto utilizzato da una prigione giapponese, cioè cose allucinanti, sono degli abbrutimenti che poi producono, ecco, Tor Bella Monaca, sono delle costruzioni che filtrano delle energie demoniche e infatti il prodotto è demonico. Mi spiace dirlo per coloro che purtroppo si trovano costretti a vivere in case, soprattutto in Italia, perché se andiamo in Inghilterra o in Francia, vediamo che comunque c'è un'armonia, anche in quelle che sono magari le borgate, c'è un'armonia, ecco, certo alcune no, anche in Francia qualche toppa l'hanno presa, però quando c'è armonia, anche la borgata ha un'energia differente. Io ho volato in Russia su alcune zone in cui praticamente mi indicavano come erano state costruite, seguendo una certa geometria, anche le borgate, e nonostante non erano delle costruzioni, dei palazzi fantastici, però il fatto di averle messe in un certo modo, anche all'epoca dell'Unione Sovietica erano consci dell'importanza dell'architettura. Infatti io ho un carissimo amico, un senatore russo che si chiama Sergei Gordiev, che ha dedicato proprio tutta la sua vita a salvare quello che lui reputava essere le più belle costruzioni dell'architettura sovietica. Adesso voglio mostrarvi però una chiesa particolare, quella chiesa di cui vi parlavo prima, che dentro c'è il labirinto, perché anche il discorso del labirinto è un discorso veramente importante, però in generale questa è una chiesa che va visitata, è una chiesa unica nel suo genere, la cattedrale di Chartres. Perché è unica nel suo genere? Perché diciamo che in quel momento venne fatta una collaborazione non solo da parte di personaggi intellettuali, architetti, gente insomma francese, parteciparono invece quelli tedeschi, inglesi, era diciamo la prima volta che in un'Europa dove si combattevano tutti quanti fu costruito qualcosa insieme. E perché fu costruito qualcosa insieme? Perché tutte queste cattedrali dedicate alla Madonna, no? Infatti Notre Dame, tutte si chiamano Notre Dame perché è Nostra Dama, Nostra Dama. Anche lì
dopo questa breve introduzione tramite questo video per farvi capire cos'è la cattedrale di Sharp, parleremo dell'importanza energetica di questa costruzione e del perché fu costruita, anche perché non è fu costruita in un luogo qualsiasi. Fu costruita anche perché ci sono le ley lines, che sono delle linee anche energetiche. Guardate qui, questo è l'interno della cattedrale di Sharp, proprio volevo mostrarvi questo famoso labirinto. Qualcuno dirà, ma perché questi stanno a camminare sulle immagini del labirinto? Ma che stanno a fare? Stanno seguendo la stessa tecnica che viene seguita in Asia con i mandala, gli yantra. Adesso voglio farvi vedere un attimino la storia di questa cattedrale, perché questa cattedrale è reputata tra le più importanti, anche perché fu creata da una confraternita legata ai Templari, i figli di Salomone. Quindi c'era anche un legame con i Templari di questa chiesa in particolare, Sharp, che secondo me va visitata assolutamente. È un qualcosa che nella propria vita, ragazzi, se avete un po' di tempo, è un patrimonio dell'umanità che va assolutamente visitato. Benvenuto intanto a questa puntata di oggi, Rivelazioni Arcane 23, nuova serie, geometria sacra e portali energetici. Buona visione. A sud di Parigi, nel bel mezzo dell'ondulato profilo della Francia settentrionale, si trova la città di Chartres, che possiede una delle più spettacolari cattedrali europee. La cattedrale di Notre Dame è uno dei capolavori dell'architettura gotica. Essa si eleva sulla città e domina il paesaggio di tutta la regione. Nel Medioevo, le cattedrali erano la rappresentazione della parola di Dio e la promessa di salvezza per i fedeli. Oggi la cattedrale di Notre Dame de Chartres continua a sorprendere come quando fu innalzata 800 anni fa, in un'epoca in cui sorsero numerosi edifici religiosi. Durante il XII e il XIII secolo, soltanto in Francia vennero costruite oltre 700 chiese. Dall'anno 876 Chartres possedeva una reliquia, il velo, che si diceva essere appartenuto alla Vergine, offerto dal sovrano Carlo il Calvo. È l'oggetto più prezioso conservato nella cattedrale. L'attuale cattedrale di Chartres è in realtà la sesta a essere stata costruita in questo stesso luogo. Tutte furono dedicate alla Vergine Maria. Il velo ha protetto la cattedrale e gli abitanti di Chartres in molte occasioni. Quando la città venne attaccata dai vichinghi nel 911, il vescovo lo mostrò alle orde nemiche, che fuggirono in preda al panico. Nel 1194 la cattedrale romanica fu rasa al suolo da un incendio. Tutti credevano che la reliquia fosse perduta per sempre e che la maggior parte dei monaci avesse perso la vita. Quando i frati che la custodivano comparvero tra le fiamme, si gridò al miracolo. Da tutta la Francia e dall'Europa intera, una moltitudine accorse a Chartres per partecipare volontariamente ai lavori di ricostruzione. Mai prima di allora si era assistito a una simile dimostrazione di dedizione e di spirito religioso. Uomini e donne di tutte le classi sociali, compresi nobili e cavalieri,
aiutarono a trasportare le migliaia di tonnellate di pietre necessarie per l'opera. Il nuovo tempio sarebbe stato la casa del Signore più straordinaria del mondo. Un'impresa simile richiedeva però ingenti capitali. Fortunatamente la provincia di Chartres era ricca. Solo i raccolti di grano garantivano un reddito eccezionale. Nell'epoca in cui venne conclusa la ricostruzione, la cattedrale costò l'equivalente di circa 50 milioni di dollari attuali. Le corporazioni di artigiani finanziarono la realizzazione delle vetrate per la nuova chiesa e registrarono le donazioni sui quadri collocati in tutto il tempio. A Chartres appariranno per la prima volta in un insieme armonico, perfetto, tutte le novità del gotico maturo. L'edificio si innalza verso il cielo e pare non soggetto alla gravità terrestre. La cattedrale, che ha la forma di una gigantesca croce, misura 128 metri di lunghezza e possiede 7 torri monumentali. Sorprendentemente, nessuno diresse lo svolgimento dei lavori. Almeno 9 squadre di artigiani operarono nell'edificio simultaneamente, coordinando i loro sforzi in questa gigantesca struttura. Il grande tempio è ornato da così tante sculture che la dura pietra sembra quasi eterea. Le sculture che decorano le facciate e i portali della chiesa, ispirate alle sacre scritture e alle vite dei santi, rendono il messaggio cristiano comprensibile alla maggioranza dei cittadini. Ancora oggi, come 8 secoli fa, il potere evocativo di quest'opera è impressionante. La facciata occidentale, la parte più antica dell'edificio, fu l'unica sopravvissuta al devastante incendio del 1194 e si decise di includerla nella nuova costruzione. Queste magnifiche statue, con i dorsi saldamente accostati alla chiesa, sono così alte e slanciate da esaltare il verticalismo della chiesa. Dipinte originariamente con colori vivaci e risplendenti per gli ornamenti d'oro, queste figure dovevano costituire uno spettacolo sorprendente. Forse la realizzazione dell'interno della cattedrale rappresentava una scommessa ancora più ardita dell'esterno. E prima di passare alla seconda parte di questa presentazione su Chartres, che è importantissima come cattedrale, vorrei soffermarmi anche su cos'è l'arte gotica, perché ovviamente qui c'è molta confusione. Noi magari che non abbiamo studiato, e voi che avete studiato, dirà qualcuno. C'è molta confusione perché il nome gotico, no? Non è, allora uno pensa gli ostrogoti, i visigoti, ma questi erano barbari, non hanno costruito una minchia, erano degli animali, erano dei tedeschi, tanto per dirla. Mentre invece originariamente non si chiamava neanche arte gotica, è nell'illuminismo che viene chiamata arte gotica. Quella che oggi noi conosciamo come architettura gotica era originariamente chiamata Opus Francigenum, opera francese, poiché ebbe origine nel tardo Medioevo in Francia. La prima cattedrale gotica fu l'abbazia di Saint-Denis a Parigi, costruita, mi sembra, 1144. E
ebbe origine quindi il tutto nel tardo medioevo in Francia, tra il 900 e il 1300, soprattutto dopo l'anno 1000, perché c'era questa attesa, no, millenarista, questo attendere la fine del mondo. Se vogliamo, la cattedrale gotica rappresenta veramente l'apocalisse. Sì, è una metafora del paradiso in cui viene scolpito il giudizio universale. È un'architettura maestosa, verticale, incredibile. Le principali opere gotiche sono ovviamente legate a edifici classici, che però sono tutti di matrice ecclesiastica, ovviamente chiese e cattedrali con questi archi ogivali a volte, a crociera, e la maggior parte ormai sono tutti siti mondiali, patrimonio mondiale dell'UNESCO, perché sono ovviamente incredibili. Lo avete visto voi stesso, se qualcuno ha visto il funerale di Berlusca, oggi come non notare la bellezza della cattedrale di Milano, che è incredibile. Cioè, poi sono cattedrali che ci hanno messo centinaia d'anni a costruire, infatti a Milano quando hanno finito di costruirlo ormai era pure finito il periodo cosiddetto gotico, ormai eravamo arrivati al Rinascimento, e quindi qualche piccolo elemento rinascimentale in effetti c'è. Ma parliamo dell'energia e parliamo anche di un, perché a questo punto vorrei parlare di un aneddoto. Un giorno un anziano signore andò a visitare un cantiere dove si stava costruendo una cattedrale gotica, e visti tre operari che stavano lì tagliando le pietre, è molto massonica come cosa, pose loro questa domanda: di che cosa ti stai occupando? Disse uno degli operai, e lui disse, il primo disse, a guadagnarmi la vita. Il secondo disse, a tagliare la pietra. Il terzo disse, sono qui a costruire una cattedrale. L'uomo si rese conto che aveva a che fare con tre persone fra loro molto differenti, no, nell'approccio, per come avevano risposto, no? E il primo lavorava per la sopravvivenza. Era uno che fa scermuratore, sto là, tic tic, passo stucco, ma non è che sto a pensare a quello che faccio. Non si interrogava su quello che stava facendo, non si interessava del mondo dei simboli che lo circondava. Il secondo era un buon tecnico, che non si interrogava sul significato dell'opera, proprio non gliene poteva fregare meno. Il terzo, invece, è al contrario degli altri due, sarebbe diventato un maestro, perché pur lavorando alla pietra singola aveva già la visione di tutta la cattedrale che si innalzava verso il cielo. Egli comprendeva da maestro come il suo semplice lavoro fosse in realtà finalizzato a realizzare qualcosa di armonico dal significato simbolico che doveva riflettere il divino. La cattedrale gotica è un prodotto di intellettuali a volte sterili, se vogliamo, ma una creazione autentica, nata dall'unione tra lo spirito e il lavoro manuale. Senza troppe pippe mentali, insomma. È un modo di pensare di cui oggi molti hanno perduto purtroppo le chiavi. Ecco perché, come vi ho detto in precedenza, purtroppo molti di noi si trovano a vivere in situazioni architettoniche oscene, veramente oscene. Io ne ho viste, io quando giravo l'Italia, mi ricordo fin da bambino, diceva mio padre, ma come cazzo è possibile? E lui mi dice, sono burini. Io dicevo, vabbè, ma papà, vedrai che poi, dice, sti palazzi sono stati costruiti pure con materiale di merda, quindi non dureranno.
il tempo li spazzerà via, e purtroppo in molti casi questa riflessione è diventata una tragedia, no? Quando vediamo questi palazzi crollare, cose, magari proprio perché sono stati costruiti a cazzo di cane. E i massoni, che avrebbero dovuto in qualche modo preservare questa cultura trasmessa dai massoni operativi, i massoni operativi sono coloro che realmente costruivano le cattedrali, poi si è passati ai massoni speculativi. Nel 1700 il tutto è stato formalizzato con la nascita della Gran Loggia d'Inghilterra. Ma alla fine dell'Ottocento anche in Inghilterra si volle recuperare la massoneria operativa, e infatti fu proprio John Yarker, controverso John Yarker, che poi diede anche la sua la patente di 33 a Aleister Crowley, era coinvolto con Theodore Royce dell'OTO e via dicendo. Ecco, John Yarker però risvegliò, ebbe è ancora oggi considerato importante dalla massoneria inglese, perché ha risvegliato la massoneria operativa. Oggi ci sono logge non solo di massoneria speculativa, ma anche di massoneria operativa. Poi un giorno magari ne parleremo. Lui fece un libro, poi John Yarker, che pubblicava nel 1909, su cui varrebbe anche fare una puntata, The Arcane Schools, sì, credo si chiamasse. E la forma mentis dei massoni, no? Che praticamente sono lì a utilizzare il tutto come un'allegoria per perfezionare se stessi, però poi ovviamente anche molti di loro a mettere in pratica questi insegnamenti. Lo abbiamo visto con la costruzione di Washington, no? Washington è la città di Washington costruita, il primo, no? George Washington arrivò lì con il grembiule, tutto il rituale massonico per deporre questo, e costruire da lì in poi quella che sarebbe diventata la capitale degli Stati Uniti d'America. Riflettere delle coordinate, codificare delle coordinate importanti a livello astronomico anche su Washington. E Washington quindi diventa una città importante. Ma ripeto, queste città sono belle nel loro centro storico, lì dove comunque si riflette questo rispetto per la geometria sacra. E devo dire che in Inghilterra anche lì hanno cercato di rispettare questa geometria sacra fino a quando hanno cominciato a costruire i famosi Council Estates e tutto il resto. Infatti sono degli abbruttimenti, sono delle cose mostruose. E questa politica inglese del Council Estate praticamente ti piazzavano una casa popolare di fronte a una zona chic, costruita a norma, no? Seguendo tutte, mentre invece quella, la casa popolare, a cazzo di cane, scusate se mi ripeto, però ci sono veramente delle mostruosità. Roma è una città bellissima, ma dalle energie pesantissime, perché oltre ad avere un sottosuolo pieno di morti, i mortacci loro, cioè praticamente le catacombe, c'è poi una geometria sacra che troviamo anche in piazza San Pietro. E però, siccome poi i romani sono dei fancazzisti, la maggior parte, purtroppo, io ci sono nato a Roma, ci sono cresciuto, quindi li conosco bene, non ne può fregare di meno, si sono messi a costruire delle mostruosità, per cui poi ci sono intere zone di Roma dove veramente, ragazzi, non ci vivrei manco se me dessero un miliardo. La geometria sacra, l'architettura, il voler canalizzare delle energie. I cinesi la chiamano la Qi, l'energia, comunque un'energia che viene filtrata, viene rispettata nelle costruzioni cinesi. Cioè i cinesi, tu gli vuoi dire quello che te pare, però
su ste cose loro sono molto, diciamo che non scherzano su ste cose. Ritornando al discorso del labirinto che vi ho mostrato prima, pensate che in Italia addirittura a Trento nel 2020, cioè roba di pandemia, il 2020 di pandemenza, no? Però c'è stato anche chi ha voluto fare questo camminare nel labirinto di Chartres, ricostruendo il labirinto di Chartres. Guardate qua. Benvenuti alla trasmissione L'Esule News del mercoledì con il nostro approfondimento esoterico. Ringraziamo i nostri sponsor che hanno reso possibile questa trasmissione di oggi. Condividete questa trasmissione, mi raccomando, perché vale la pena condividere, far conoscere i segreti degli illuminati. Siamo ormai alla nuova serie delle rivelazioni arcane, alla puntata numero 23. Grazie quindi Pina, grazie Max Biaggi, grazie Jessica Calderara e grazie anche a coloro che in forma anonima hanno donato per rendere possibile questa trasmissione. Potete farlo tramite la postpay di Mamma Jessica, tramite GoFundMe, tramite Cash App e tramite Fundly, che abbiamo di nuovo ripreso anche Fundly. Un applauso quindi per i nostri sponsor, lo facciamo? Ecco, se lo meritano, perché, ripeto, grazie a loro vi potete godere questa bella trasmissione, quindi un bel applauso da parte di tutti noi, bisogna dedicarglielo per forza. Eccoci, grazie quindi agli sponsor, si continua perché poi ovviamente la geometria sacra non è solamente racchiusa all'interno del cristianesimo, è un qualcosa che possiamo trovare fin dall'antichità, e anche la stessa sezione aurea, anche gli stessi concetti espressi da Pitagora, comunque sia codificati da Pitagora, come il teorema di Pitagora, il famoso teorema di Pitagora, vengono magari non espressi, enunciati, formalizzati o codificati, ma comunque utilizzati già in epoche precedenti, nell'antico Egitto, Babilonia, anche in India, in Cina. E quindi questo voler in qualche modo veicolare queste energie che comunque ci circondano. Sappiamo che a volte ci sono
delle case maledette in cui, no, si vengono questi fenomeni poltergeist, di fantasmi, cose, ci vanno i cacciatori di fantasmi, dicono pure questo castello è maledetto, però bisogna anche vedere dove è stato costruito, no? Fin dal film, primo film poltergeist, poi me lo ricordo io, era perché ovviamente avevano costruito la casa su un cimitero indiano, quindi c'è anche, no? Oppure anche il film Shining. Io sono stato, proprio quando sono arrivato qui negli Stati Uniti, in quel famoso albergo, e quello è anche lì, è stato costruito su un terreno sacro agli indiani d'America, e poi ovviamente... qualcuno mi dice, perché i professori di educazione artistica non spiegano queste cose? Sono dei coglioni totali. Sono dei coglioni totali. Assolutamente, dovrebbero spiegarle queste cose. Anche, è per questo che oggi come oggi non abbiamo arte, abbiamo non so cosa, perché sinceramente l'arte moderna mi fa cagare. A questo punto si continua parlando ovviamente del gotico. Le civiltà tradizionali hanno sempre avuto come obiettivo di conciliare il mutabile con l'immutabile, il solve con il coagula, perché l'armonia si trova a volte negli opposti ed è il primo passo dell'iniziazione, è la prima operazione della grande opera alchemica. Qualcuno prima citava Fulcanelli. Fulcanelli sarebbe da fare ovviamente una puntata a sé stante su Fulcanelli, perché sennò qui ci perdiamo con Fulcanelli. Fulcanelli aveva anche dato una sua spiegazione su Chartres e sulle origini di quello che è, diciamo, il fenomeno delle cattedrali gotiche. C'è anche il discorso che gotico in qualche modo per alcuni iniziati sarebbe l'art gothique legata alla goezia, alla magia. Quindi arte gotica ed arte goetica o magica. Questa sarebbe l'origine vera dell'arte gotica. Perché, come vi ho detto, non c'entrano niente né i visigoti, né gli ostrogoti, né tutti sti cazzo dei goti che erano solo dei barbari. Il massone ovviamente ha la squadra, il compasso, e quindi crea geometria. Ma c'è un rito, il rito massonico Emulation, di cui ho fatto parte, che si è formato all'unione degli Ancient e i Moderns, queste due scuole massoniche, nel 1816, e questo rituale io me lo sono fatto tutto, perché ci ho praticamente vissuto, come sapete, a Londra per alcuni anni, e poi successivamente ho avuto dei problemi, quindi mi sono staccato dalla Loggia Unita d'Inghilterra. Io faccio parte della Kirby Lodge 2818, una delle logge più importanti all'interno proprio di Emulation. Quindi a un certo punto sono arrivato a essere venerabile, a essere installato come venerabile, ma non all'interno della Loggia Unita d'Inghilterra, bensì della Argyle, che si era scissa. Quando sono stato installato, c'è un rituale che, tra le altre cose, io ho anche qui da qualche parte. Eccolo qui, il rituale di Emulation. In questo rituale si installa praticamente il venerabile e si comunica a lui una parola segreta. Quella parola segreta che ti viene data quando diventi venerabile di una loggia Emulation è geometria. Quindi quella G, che può essere interpretata come God, come Dio, può essere interpretata a livelli magari di riti vari, insomma, ai livelli che vanno oltre i primi tre gradi, come gnosticismo, in realtà è geometria, G come geometria, e ti viene data proprio questa parola dal venerabile che ti precede, che diventa a sua volta poi l'ex venerabile, il past worship or master. Infatti, il Past Worshipful Master, lui ha un gioiello,
un gioiello di loggia, ovviamente sto parlando, e questo gioiello di loggia è praticamente il teorema di Pitagora, un'immagine del teorema di Pitagora. Ve lo faccio anche vedere, così vi faccio capire di cosa sto parlando, perché sennò poi sembra che sto parlando di cose troppo astruse. Ma il gioiello di loggia, praticamente, che è di un ex venerabile, è chiaro che praticamente a quel punto tu non hai solo dominato una loggia per un periodo di tempo, l'hai ovviamente curata, diretta, questa sarebbe più una frase un po' più adatta, ecco, dominata sembra un po'. Ecco qua, questo è il tipico gioiello, e qui come vedete c'è proprio Past Master Jewel, c'è proprio il teorema di Pitagora, viene ovviamente espresso come la maestria ultima, perché oltre, cioè all'interno di una loggia, oltre a essere venerabile, non puoi essere, cioè non è che ti danno altre mansioni, cioè è la mansione principale, quella fondamentale. E quindi a questo punto, anzi, fatemi vedere, perché tanto comunque su internet si trovano in vendita pure gioielli, magari ve lo faccio vedere, se è possibile vi faccio vedere anche questo Past Master Jewel Sonico, vediamo se ve lo faccio, lo trovo, ve lo faccio vedere, ecco, ce ne sono proprio una marea, vediamo se riesco, però fai vedere quello del Past Master, Past Worship or Master, Worship or Master, no, perché sennò te, il passato Gran Maestro è una cosa diversa, e ci dovrebbe essere, ecco qua, ecco qui, l'ho trovato, un secondo, lo faccio vedere, ragazzi, su eBay, questo se lo può comprare, se lo comprerà sicuramente Nicola Bizzi, che comprava queste cianfrusaglie su eBay spacciandosi per cosa non era, ancora si spaccia per chi, cioè Nicola Bizzi, ragazzi, veramente ancora avanti, e non so, i cialtroni in Italia seguono veramente il peggio. Vediamo se riesco a farlo apparire sullo schermo. Niente, qui purtroppo, ecco, guardate qua, ecco qua, guardate, questo è proprio un vecchio gioiello, proprio di una loggia, come vedete, e qui c'è ovviamente il 47° problema di Euclide, conosciuto in realtà in Italia come teorema di Pitagora da tutti noi. Sì, veramente, Nicola Bizzi va da Luca Dali, faceva ormai pure la Verucchietti, cioè ormai i più sfigati vanno lì, però la gente continua a seguirlo, contenti loro, ripeto, noi cerchiamo di offrire comunque un prodotto alternativo a quello che è la maggior parte dei divulgatori italiani, parlano senza sapere, parlano senza aver avuto nessun tipo di esperienza, parlano del nulla. Infatti proprio padre Retro Bizzi, che come sapete, come qualcuno di voi saprà, mi addirittura denunciò all'epoca perché lo sputtanai totalmente, e feci capire tramite un articolo che addirittura aveva partecipato a una truffa vendendo a un povero autista NCC di Firenze una patacca, facendogli credere che aveva ricevuto la Legione d'Onore. Comunque, ritorniamo al discorso della cattedrale gotica, perché ovviamente i maestri apprendevano fin dall'inizio le leggi dell'armonia, e attraverso l'iniziazione alla massoneria operativa accedevano a uno stato interiore necessario per comprendere questi valori armonici, che poi mettevano in atto nella costruzione di queste cattedrali. Le cattedrali sono delle bussole, dei punti di riferimento nella foresta dei simboli, che parlano chiaramente solo a chi è riuscito a rovesciare il suo modo di ragionare e di pensare. La cattedrale, nelle sue sculture, nella sua geometria, è un qualcosa di
magico, però è anche un qualcosa che ci proietta, in qualche modo ci lega al divino. Qualcuno ha detto Gesù avrebbe detto tutte queste cattedrali sono delle diavolerie, che alla fine non serve tutto questo, questa materia per mettersi in contatto con il divino, basta il proprio cuore. E sicuramente da un certo punto di vista queste persone hanno ragione, però aver innalzato queste cattedrali con questa geometria, contenendo un alfabeto necessario a decifrare il libro sacro che incarnano, perché incarnano la Bibbia, un libro aperto perché offerto alla visione di tutti, anche agli ignoranti che non sapevano leggere, perché voi dite ma questi qui non si potevano mettere semplicemente a leggere la Bibbia. No, perché l'Italia, faccio un esempio, l'Italia, ma possiamo parlare di Francia, possiamo parlare di altri paesi, ma l'Italia in particolare, fino a 50 anni fa, la metà degli italiani era analfabeta, ricordatevelo questo, anzi più della metà, e ancora oggi lo sono, perché leggere qualche riga sul telefonino non significa cultura. Però diciamo che dal dopoguerra in poi tutti quanti sono diventati intellettuali, soprattutto di sinistra, no? Quindi ecco, da un intellettuale di sinistra che non ha nessun tipo di legame con il divino, perché Karl Marx era un ateo, la dialettica marxista è praticamente satanismo, oltre a essere ateismo, da questi coglioni che escono da università con professori sinistrati, ma cosa vi potete aspettare? Niente, niente, non vi aspettate niente. Anche gli architetti, capito, italiani, architetti, cioè, ah no, ma io mi occupo di architettura interna, faccio delle belle cose, tutte eleganti, sì, ma per chi? Interna? Ma quell'esterna? Guardate, ma Marx è praticamente arrivato quando la massoneria ha fatto quella sua scissione, è uscita dalla grazia di Dio negli anni 70 dell'Ottocento, e infatti Marx apprezzava molto l'esperienza della Comune di Parigi, quella è un'esperienza della Grande Loggia di Francia, del Grande Oriente di Francia, di queste istituzioni che non sono uscite dalla grazia di Dio perché hanno abbandonato la Bibbia, hanno abbandonato Cristo, hanno abbandonato tutto. Non parliamo di massoneria quando si parla del Grande Oriente di Francia, perché è satanismo allo stato puro. Quindi, caro Gianluca, mi raccomando, non confondiamo capre e cavoli. Certo, possiamo dire che ormai la massoneria purtroppo ha preso sta piega. Guardate in Italia, il Grande Oriente d'Italia, sono una manica dei cialtroni. Cioè, guardate il prodotto della civiltà contemporanea, che in Italia è inciviltà contemporanea. Il mausoleo di Berlusconi è pieno di simbologie, costruito con proprio una particolare cura, e soprattutto riflette tutti i canoni della geometria sacra, perché Berlusconi era massone, Berlusconi non era un coglione da questo punto di vista. Berlusconi cercò in qualche modo di creare anche Milano 2 seguendo questi canoni. Non è un abbrutimento Milano 2. Vivere a Milano 2 non sarà il massimo della vita, ma non è come vivere in alcune zone dove veramente, ragazzi, ripeto, non ci vivrei anche a Milano come Roma, nelle borgate, non ci vivrei manco se mi pagate. Quindi noi abbiamo un discorso che quello delle cattedrali, no? Che parte però da molto lontano, è un messaggio che parte dai templi dei faraoni. Di fatto la cattedrale gotica è un centro di energia, parlavamo proprio di portali energetici. Portali energetici possiamo crearli anche idealmente meditando su un particolare oggetto sacro o di una geometria sacra. Ci porta magari anche la Merkaba, no? La Merkaba, molti riflettono sulla Merkaba, il carro divino, e usano un particolare simbolo, a breve lo mostrerò, parleremo anche di questo a breve,
Ma la cattedrale, ripeto, riflette questo centro di energia che catalizza l'energia cosmica ridistribuendola attorno ad essa, attraverso la creazione di una cattedrale, che come ho spiegato un attimo fa, magari Gesù avrebbe detto sì, alla fine però è qui che dovete connettervi con Dio, non solo qui. Però questa energia viene ridistribuita, viene trasmessa. Le lezioni della Bibbia venivano trasmesse a popolazioni che non sapevano né leggere né scrivere. Potevano vedere magari sulle vetrate di questa splendida cattedrale gotica delle storie, potevano percepirle meglio. Perché poi alla fine, no, il prete magari era lì a recitare la messa in latino, era il contadino che capiva, una beata mazza, una beata minchia, un cazzo. Non c'è alcuna differenza tra l'energia spirituale e le altre energie, quelle che producono la luce, fanno crescere gli alberi, animano le acque. Ecco perché poi c'è anche tutto il discorso dell'acqua. Io in questo libro, veramente, ragazzi, acquistate il volume 8, acquistare i miei libri è un'altra maniera per aiutare la trasmissione. Qui parlo ovviamente di Walt Disney, parlo di Masaru Emoto, che ovviamente poi parlava anche dell'influenza esterna, anche della musica, dei suoni, dell'ambiente sull'acqua. E quindi energia che riflette l'armonia del cosmo, la cattedrale, ma anche la sinagoga, la moschea. Abbiamo l'Aga Sofia, bellissima, come chiesa prima, poi moschea dopo, adesso credo sia diventata una sorta di museo, non si capisce bene, poi Erdogan voleva iniziare a farci preghiere, non ho capito bene. Comunque l'Aga Sofia, bellissima. Abbiamo il Taj Mahal, bellissimo il Taj Mahal. Abbiamo molte culture in cui viene riflessa questa armonia del cosmo. È curioso dover notare come tutte le grandi cattedrali gotiche del 1200 siano dedicate, ripeto, a Notre Dame, cioè alla Vergine, però è ancora più curioso la dislocazione di questi edifici sacri, che ci permette di tracciare però sulla terra di Francia una perfetta corrispondenza con la costellazione della Vergine. Virgo, Vergine, Virgo. Quindi anche una maniera di codificare alcuni insegnamenti. Le Madonne nere in realtà nascondono l'Iside nera, nascondono l'Iside che piaceva ovviamente anche molto a Athanasius Kircher e piace tuttora dietro le quinte ai gesuiti. L'Iside dei pagani quindi fu assorbito con il cristianesimo dalla Vergine Maria, le nere statue di Iside si trasformano nelle statue delle Vergini nere. In tutte le cattedrali gotiche si nota però un curioso fenomeno: l'asse della navata non è in prolungamento esatto con quello del coro. Questa deviazione dell'asse non è impuntabile ad errori di progettazione, ma è voluta. Essa è un simbolo, se vogliamo, già presente nell'antico Egitto, esempio più eclatante è il Tempio di Luxor. La deviazione dell'asse è una sorta di rottura, una frontiera invisibile fra due ordini di realtà differenti, una rottura fra la navata, luogo della conoscenza razionale, e il coro, luogo della conoscenza in assoluto. La simmetria quindi è la morte, la dissimmetria e vita. Questo poi è ovviamente anche parte dell'insegnamento pitagorico. E gli edifici sacri in generale, ecco, poi abbiamo, ripeto, come ho accennato prima, il Taj Mahal, che è un misto di il Taj Mahal bellissimo, è un misto, no, di varie diciamo varie correnti, quella islamica, quella indù,
è incredibile. Il Taj Mahal è veramente, ragazzi, è di una bellezza incredibile. Quando guardi il Taj Mahal dici, cazzo, tutte le proporzioni sono perfette, c'è la proporzione aurea, c'è tutto. C'è la piramide di Kukulcan a Chichen Itza in Messico, anche lì una costruita in epoca precolombiana dalla civiltà maya, anche lì si rispettano perfettamente tutti i canoni della geometria sacra, anche rispetto al loro modo di calcolare ovviamente le stagioni. 91 ci sono praticamente 91 scalini a seconda, ogni giorno rappresentava un giorno per ogni stagione, insomma, anche all'interno della cultura mesoamericana c'era comunque la geometria sacra. C'è la geometria sacra in altri posti fantastici, in giro per il mondo, in Indonesia, nel tempio di Borobudur, a Giava, anche lì, incredibile, riflette tutti i canoni della geometria sacra e anche ovviamente il discorso dei mandala, il discorso tipicamente buddista, degli insegnamenti buddisti. Abbiamo, ripeto, anche i mandala sono importanti, devono essere capiti, ma noi occidentali a volte siamo un po' superficiali nel capire l'importanza dei mandala. E poi c'è il discorso del Tempio di Salomone, no? Tempio di Salomone che adesso non esiste più, però era incredibile, geometricamente aveva delle specifiche. In una rivista massonica, quella che vi ho citato all'inizio della trasmissione, hanno mostrato con una ricostruzione grafica com'era all'interno questo tempio, no? È stato distrutto il secondo tempio, anche il primo, adesso pare che vogliono ricostruire il terzo, però guardiamo un attimino di che si tratta. Qui abbiamo praticamente due angeli, come vedete è molto egiziano, sembra molto egiziano il Tempio di Salomone, i due angeli sembrano molto egiziani, hanno molto, molte similarità un po' con la Sfinge. Abbiamo ovviamente gli Amenorah, ce ne sono praticamente 10, candelabri a 7 bracci tradizionali della cultura ebraica. Abbiamo le famose colonne del Tempio, Joachim e Boaz, e per i rabbini, coloro che i sacerdoti di questo tempio, perché erano sacerdoti specializzati proprio nel curare questo tempio, si poteva solo entrare dopo essere stati purificati. C'era ovviamente un altare con l'incenso, c'era ovviamente un tavolo sacrificale dove e poi c'è insomma. Questo è il Tempio di Salomone all'interno, che poi l'allegoria del Tempio di Salomone è utilizzata ovviamente dai massoni, questo lo sappiamo tutti, anche perché in tutti i templi massonici abbiamo Joachim e Boaz, le due colonne del Tempio, abbiamo insomma questi riferimenti diretti al Tempio di Salomone. Dio, come diceva Platone, ci geometrizza costantemente. All'interno poi di quello che, ecco, proprio la scuola platonica, proprio di fronte anzi alla scuola platonica, c'era proprio scritto i caratteri cubitali: se non conoscete la geometria non entrate. Perché poi il termine massoneria e geometria nell'antichità in realtà sono sovrapponibili, erano lo stesso termine. Come dice giustamente Matt, la geometria sacra è in natura, basta saper osservare, e come ci ha detto il maestro Paperino, creazione di un personaggio ovviamente Walt Disney,
che era legato, come sappiamo, ai Demolè, alla massoneria. Era un personaggio che comunque oggi come oggi non si vedrebbe riflesso in quella che è diventata la sua società, la sua grande creazione, che adesso è tutto woke, tutto frufru, tutto praticamente Paperino che lo prende nel culino, ecco, questo praticamente. No, vabbè, non era così, una volta non era così. Però la geometria sacra serve a raccogliere energie, serve a ridistribuirle, serve a farci percepire queste energie. Quindi tutti gli edifici sacri sono rigidamente orientati con l'abside verso est, punto geografico dove si alza il sole, così come in teoria la loggia massonica. Al nord, dove in apparenza tutto è l'oscurità, vi è sempre un portale ricco di simboli in rapporto con l'inizio della via iniziatica, e al portale nord della cattedrale di Amiens, che gli alchimisti si riunivano per discutere sull'inizio della grande opera. A ovest spesso si trovano bassorilievi sul giudizio universale, e a sud un grande rosone che fa filtrare la luce del sole in tutta la sua forza. Bellissimo anche il rosone all'Aquila, bellissimo anche lì, no? All'esterno i portali sono sormontati da un nartece, portico coperto, dove sostavano i profani prima del battesimo. Luogo quindi non ancora sacro, ma neanche più appartenente al mondo profano. Ultimo avviso alla nostra persona prima di creare per farci creare uno stato interiore consonante con la spiritualità che c'è all'interno del tempio, quando si entra a Chartres. Ecco la seconda parte del video su Chart. Buona visione, benvenuti alla trasmissione Lesule nell'approfondimento del mercoledì, che spero vi stia piacendo. Noi ogni mercoledì cerchiamo, insomma, di non fare le news, ma di fare qualcos'altro. Sappiamo che non tutti, ovviamente, non tutti apprezzano, magari sarà una nicchia più ristretta quella che seguirà questa trasmissione. Però è una trasmissione tuttavia importante. Buona visione. Ma gli sforzi sono stati premiati da un risultato straordinario. Le caratteristiche più note riguardano l'alleggerimento delle pareti, traforate dalle finestre, nelle cui eleganti vetrate predomina il colore divenuto noto come il blu di Chartres, che permetteva di migliorare l'illuminazione. I pellegrini accorrevano in massa da tutta l'Europa per ammirare la magnificenza della nuova cattedrale. E ancora oggi, dopo 8 secoli e mezzo, visitatori provenienti da tutto il mondo restano incantati di fronte a questa suprema testimonianza dell'arte e della fede medievali. Sostenuto da gigantesche e superbe colonne, il soffitto delle volte a crociera si innalza più di qualsiasi altra cattedrale dell'epoca. Con un'altezza di 36 metri, le volte riparano e proteggono i fedeli. Le innovazioni dei metodi costruttivi sviluppati durante il Medioevo hanno consentito di raggiungere un'altezza davvero prodigiosa. Gli architetti si resero conto che l'impiego di archi rampanti, in grado di scaricare le spinte laterali delle volte sui contrafforti separati dalla parete, consentiva di limitare la funzione portante dei muri, permettendo l'apertura di finestre di maggiori dimensioni. Sono queste ultime a impressionare maggiormente i visitatori.
possiamo vagamente immaginare quale suggestione dovesse esercitare una simile luce su uomini abituati a vivere nell'oscurità. Le vetrate illustrano episodi della vita di Gesù. Come per esempio quella in cui è raffigurata l'Annunciazione. La vetrata più antica e forse quella più ammirata raffigura la Vergine Maria con il Cristo bambino in grembo. La Belle Verrière, la Vergine della Bella Vetrata, è soltanto una delle 176 finestre che adornano la cattedrale. Tutte le vetrate vennero realizzate nelle botteghe sorte attorno alla fabbrica del Duomo. Oggi vengono restaurate in laboratori specializzati, in modo da mantenerne inalterato lo splendore originario. Le vetrate delle finestre, con una superficie complessiva di oltre 2000 metri quadrati, vennero realizzate e decorate sul posto in soli 27 anni. Gli architetti e maestri vetrai fecero della luce un elemento architettonico. Somma abilità, dedizione assoluta e duro lavoro fecero sì che il risultato della ricostruzione della cattedrale consumata dal fuoco ripagasse ampiamente lo sforzo compiuto. Dopo tanti secoli, l'armonioso connubio tra le linee delicate della pietra scolpita e l'abbondanza di luce splendente è capace di incantare ancora come nel giorno in cui Chartres aprì le sue porte per la prima volta. Anche se non fosse un luogo di culto, avrebbe un'aria di sacralità solo per la sua magnificenza. Proprio come l'ha avuto per 1100 anni il velo della Vergine Maria che custodisce il suo gregge. Un gregge numeroso, giacché Chartres può accogliere 18.000 anime. Il velo protegge ancora la cattedrale. La sua struttura è rimasta intatta per più di 800 anni. Scampò alla demolizione durante la Rivoluzione francese e non venne oltraggiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Esistono luoghi magici che non cesseranno mai di sorprendere. La cattedrale di Notre-Dame di Chartres è senza dubbio uno di questi. Cos'altro dire? I rosoni sono capolavori ineguagliati di arte vetraria che insegnano però due movimenti essenziali anche del pensiero, se vogliamo internalizzare. Andare dalla periferia al centro e viceversa. La loro immobilità è solo apparente, in realtà essi sono sempre in movimento, in accordo ovviamente con i cicli eterni del cosmo, anche perché no, riflettono la luce. Essi non sono il simbolo, non sono solo il simbolo
della ruota, ma anche della rosa mistica, che rappresenta l'azione ovviamente del fuoco alchemico, e non ce lo dimentichiamo anche questo. Ed è per questo che gli architetti gotici hanno cercato di trasferire nei rosoni di pietra un'immagine, se vogliamo, del fuoco in movimento sulla materia. Questo rende bene. Poi, ecco, sul discorso della navata gotica, ovviamente, in maniera, possiamo descrivere come una nave rovesciata architettonicamente, è un simbolo dell'arca dove si imbarcano i saggi per viaggiare verso la luce. Ecco, qui possiamo parlare di una navata che incarna la ragione, ma non nel senso moderno del termine, ma nel senso tradizionale, cioè la somma delle leggi che costituiscono il sacro, se vogliamo un legame con il misticismo della Merkaba. Cos'è il misticismo della Merkaba? Perché questo va spiegato un pochino magari, e volevo chiudere la trasmissione parlando proprio del discorso della Merkaba, perché oggi come oggi c'è molto fraintendimento, purtroppo. Gli insegnamenti spirituali, la Merkaba intanto significa il misticismo del carro, ed è una corrente del misticismo dell'ebraismo, tra le più antiche, basata proprio sulle visioni estatiche, quella di Ezechiele in particolare, e quindi questo carro che in qualche modo, io qui mi sono segnato qualcosa, perché volevo parlare un attimino della Merkaba. Siamo un po' sorpresi tutti quanti che negli ultimi anni si parla soprattutto in contesti come la New Age di Merkaba. Siamo quindi, diciamo, sorpresi dal vedere che tutti fanno gli esperti, però la Merkaba c'è quasi un'infatuazione fin troppo democratica, ecco, diciamo, di questo tema, che loro vorrebbero in qualche modo creare, perché questo è il carro che porta la nostra anima attraverso i vari stadi dell'esistenza. Ed è difficile trovare anche persone che possono descrivere questo carro dello spirito, della nostra anima, che in qualche modo è il vascello divino, perché richiederebbe forse un potere di chiaroveggenza multidimensionale che pochi hanno, ecco. È nell'interiore, ovviamente, dentro di noi, che va trovata, secondo la tradizione dei cabalisti, ed è una struttura eterico-astrale che praticamente ci porta in quel vascello divino immortale che comunque veicola, ripeto, la nostra anima verso l'immortalità. C'è una tecnologia sacra del Merkaba, magari un giorno ne potremo parlare in maniera più approfondita, anche perché, ripeto, oggi come oggi si fa molto, è una realtà sconosciuta ai più, e se ne parla, quando se ne parla, spesso e volentieri in maniera, si fraintende, insomma. Però ecco, quando si va a vedere anche la Merkaba, semplicemente, o Merkaba, perché si pronuncia Merkaba o Merkaba, uno, ecco, se mette semplicemente, va in rete e vede, c'è proprio un simbolo geometrico che lo rappresenta e che ci fa capire anche l'essenza, che è quello del fiore della vita. Quindi ecco, ve lo faccio vedere, magari vediamo se riesco a trovare magari un'immagine che può essere, ecco, questa qua. Sì, questa qui, diciamo che è quella che forse più si adatta, se vogliamo. Vediamo se, ecco, riusciamo a farlo vedere. Ecco qui.
vediamo se riesco a farvelo vedere pure a voi, perché sto parlando di un qualcosa che forse pochi di voi hanno capito le cose, insomma, anche perché è un tema un po' particolare, forse per alcuni addirittura astruso, però all'interno della geometria sacra non potevo non finire parlando della Merkaba. Lo vedete, immagini, geometria sacra, simbolo mistico della Merkaba, fiore di loto in linea d'oro di lusso, l'oro magico, disegno geometrico, mandala, insomma, oggi come oggi vi potete immaginare questo tipo di cosa è molto appetibile per i New Agers, anche se si tratta di un simbolo sacro, che non dovrebbe in alcun modo essere depotenziato tramite un'interpretazione erronea. Nei vari numeri, no? Anche, ecco, io qui mi ero segnato anche il concetto, allora, il 3, ovviamente, il triangolo, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma anche i tre gradi della massoneria, insomma, il triangolo è il triangolo. Abbiamo però poi il dodecaedro, che è legato, che non c'è solo il pentagramma legato al 5, che quindi gli elementi aria, fuoco, terra, acqua, in più l'elemento eterico, che è anche molto importante. E poi abbiamo, quindi questo è il dodecaedro, perché è fatto di 5 facciate. E poi abbiamo il concetto del 7. Il numero 3, il numero 5, il numero 7 sono fondamentali all'interno di un concetto anche di geometria sacra. Il concetto del 7, i 7 chakra, le 7 arti liberali, le 7 note musicali, come ho spiegato nel mio libro, il volume 8, i 7 giorni della settimana, insomma, questo è piuttosto chiaro. Siamo i prodotti di Dio. Dio ci ha creato nella sua perfezione, matematicamente perfetti, perché identici, no? Infatti cioè siamo immagine e somiglianza di Dio, poi siamo noi che praticamente andiamo a distruggere questa perfezione, cosa che stiamo vedendo sempre di più anche con l'avvento del transumanesimo, ma prima del transumanesimo con l'avvento dei trans, perché prima di farci praticamente, prima di trasmetterci il transumanesimo, ci vogliono in qualche modo prepararci. Ecco, la gente dice, ah, ma adesso perché si parla tanto dei trans? Perché stanno in fissa i travelloni? Perché questo trans, questo termine, non è solo per i travelloni, ma sarà in futuro anche transumanismo, trasformazione degli uomini che tra 10, 15, 20 anni vedremo interfacciarsi con la macchina, con le macchine, e diventare loro stessi parte della macchina, di questa mostruosità che sta costruendo intorno a noi il Satana cibernetico. I sistemi del Merkaba, il sistema praticamente che gli alchimisti e ermetisti chiamavano il corpo di gloria, costruire il proprio corpo di gloria per poter trasmettersi, per poter trasmettere la propria immortalità, per poter giungere all'immortalità, per non perdersi nella menzogna, nella disinformazione attuale. Dobbiamo diventare consapevoli della Merkaba divina, semmai, ma anche consapevoli della geometria sacra, consapevoli di tutto quello che oggi cercate in qualche modo di trasmettere. 7 Elohim principali, ma possiamo anche parlare dei 7 arconti degli gnostici, no? Perché loro vedevano tutto come cattivo, inclusi i pianeti che ci circondavano, che ci dominavano e ci vendevano a ammazzare, perché secondo gli gnostici tutto quello che è materia è cattivo. Quindi il 7 sicuramente è sempre presente, come ci sottolinea anche The Matrix of Symbolism. Nei simboli che vi ho mostrato oggi
c'è tanta energia, ma nei simboli c'è anche, come ho spiegato prima con le chiavicole di Salomone, c'è anche quei portali di con il divino, ma anche con il demonico, se vogliamo. Quindi i simboli degli angeli e la geometria sacra, sì, assolutamente, però ci sono anche i simboli dei demoni, con una geometria che ovviamente a quel punto non è più sacra, ma è dissacrante. La geometria sacra, in fondo, è armonia. Ecco perché spesso e volentieri i massoni cercano di vendersi come coloro, no? La loggia all'armonia, no? Ci sono tante logge che si chiamano armonia di qua, armonia di là, cercano di dirsi armonici, c'era il club Monte Carlo, la loggia Monte Carlo di cui facevo parte tanti anni fa, nel Principato di Monaco, anche lì si parlava sempre di club armonici, di armonia, bisognava tutti essere in armonia, perché c'è a volte anche il voler comunque rendere armonico anche quello che in realtà non può essere reso armonico, non si può lavorare in maniera armoniosa quando si lavora con persone che non vogliono lavorare al proprio, diciamo, alla propria spiritualità, ma in realtà sono lì per fare i soldi, business, il controllo. Questo poi, no, ovviamente lo lasciamo per un'altra volta. La geometria sacra è ovviamente anche il cubo di Metatron, e quindi anche quando creiamo un mandala con vari simboli, un'immagine geometrica sacra, per poter poi immergere il nostro pensiero, grazie alla sua bellezza, alla sua precisione, perché i mandali, gli yantra sono bellissimi. Andiamo a vedere magari qualcuno, giusto per mostrare di cosa si tratta, prima della chiusura di questa puntata, che insomma è stata piuttosto ricca anche oggi, abbiamo spaziato in lungo e in largo. Ecco, qui c'era un gioiello addirittura costruito sul concetto della Merkaba che volevo mostrarvi prima di passare oltre. Ecco qui. Eccoci qui. Ecco, molto bello, Molto bello. E poi questo invece è un yantra. Faccio vedere. Poi c'è una differenza tra yantra e mandala, anche non solo a livello di tradizione, ma anche il fatto che magari uno, il yantra può essere comunque un'immagine fissa, particolare, in cui riversare il nostro pensiero per riordinarlo, un po' come diceva, come nel cartone animato con Paperino, no? Un cervello confuso crea caos, quindi a volte le forme armoniche, la geometria ci riporta all'ordine delle cose e ci riporta a ragionare meglio. Chi è confuso mentalmente non avrà non risulta armonico. Questa è una miniatura che trovo interessante, perché ci riporta un po', se vogliamo, al concetto dei mandala, degli yantra asiatici, ma in realtà fa parte della tradizione occidentale, perché era una miniatura su un testo, se non sbaglio, proprio di... adesso fatemi vedere un attimino, proprio di un testo importante di una nota santa, di cui ho anche parlato poi in passato qui nella trasmissione L'Esule, nell'approfondimento del mercoledì. Quindi ecco, anche queste miniature che però ci riportano anche, no, anche i simboli degli alchimisti. Queste sono i cori angelici, miniatura del breviario di Hildegarda di Bingen, che insomma, personaggio
monaca cristiana, mistica, Hildegard, yes. Però come vedete ci sono delle similarità anche con il concetto dei mandala, se vogliamo anche in alcuni dei disegni, delle immagini, dei simboli, dell'alchimia. Cioè l'alchimia sappiamo, abbiamo fatto una puntata sull'alchimia, può essere esteriorizzata, può essere un qualcosa di interno e quindi a che vedere con il nostro perfezionamento spirituale. Qui voglio mostrarvi un bellissimo mandala tibetano. La creazione di menti sopraffine, che sono ovviamente non menti caotiche, perché questo mandala ci riporta alla perfezione, guardate. Cioè, non c'è niente di disarmonico all'interno di questo mandala. Grazie quindi per aver seguito la trasmissione L'Esule, continuate a sostenerci con le vostre donazioni, noi porteremo altri episodi il mercoledì con l'approfondimento delle rivelazioni arcane, altre news, cerchiamo sponsor per la puntata di venerdì, ragazzi, mi raccomando, è venerdì. Di solito non vi presentate, poi vi presentate in ritardo il sabato, però io ve lo dico, se volete la puntata di venerdì mettetevi in moto. E a questo punto avete varie opzioni, c'è PayPal, la PayPal di mia madre, scusate, PostPay, poi c'è PayPal, se volete utilizzarlo con GoFundMe si può utilizzare, noi non ci siamo più su PayPal, però si può utilizzare con GoFundMe. Poi c'è Fundly, c'è GoFundMe. Rambo! Eccolo che arriva il nostro Rambo, io vi ringrazio, 2 ore di geometria sacra. Il richiamo del cuore e la salvezza. Eccolo qui, il nostro Rambo. Rambo, vieni qua. Eccoci, un saluto al nostro pubblico, vogliamo dare? Rambetto, che ci dici? Che ci dici? Bello di papà. Vabbè, dobbiamo capire la salvezza e la redenzione. E siamo gli artefici, ragazzi, della nostra salvezza, della nostra redenzione, ma vi dovete mettere in moto, non dovete essere troppo. Dobbiamo strutturare, se vogliamo, la nostra autoliberazione, ovviamente con l'aiuto di Dio. Dobbiamo suggellare la forza di liberazione che abbiamo generato e generiamo noi stessi, altrimenti la prendete in quel posto e diventate tutti frufru. Che dici, Rambo? Un caro saluto a tutti da me, da Rambo, da Cristi. Oggi mangiamo normale, ieri ci siamo fatti una magnata di quelle, ragazzi, da paura. Mostrerò nella puntata di venerdì, perché abbiamo mangiato le alette di pollo buffalo, no? Come si chiamano? Le buffalo wings? Buffalo hot wings, fantastiche. Oggi invece... Buffalo New York. Buono, buono. Poi vi faccio vedere la foto, abbiamo fatto pure una bella foto. Ma oggi invece una pastacchiona proprio tradizionale, un sughetto proprio di quelli come fa mia madre, proprio semplice. A presto, che Dio vi benedica. Eh sì, Pitagora e i suoi allievi salutavano con 1, 2, 3. Questa era la trasmissione L'Esule.